Cerimonia commemorativa a Teramo al cospetto del prefetto Graziella Patrizi e delle autorità civili, militari e religiose per ricordare i 100 anni della vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Una vittoria che fu pagata con il sacrificio di 620.000 morti e oltre 2 milioni di invalidi. Nel palazzo storico dell'ex Banco di Napoli in Via Delfico è stata scoperta una targa con l'ultimo bollettino di guerra del generale Armando Diaz che decretava la sconfitta dello straniero. Il prezioso cimelio storico apparteneva alla famiglia dell'architetto teramano Franco Esposito che ha voluto farne dono alla città. La targa che scopriamo oggi è il ricordo di un anniversario molto importante, il bollettino di guerra firmato da Diaz alla fine della Prima Guerra Mondiale. È un reperto storico e artistico nello stesso tempo, perché questa targa, che è del 1930, quindi coeva di questo nostro fabbricato, è stata fatta in tre unici esemplari, uno dei quali è in Parlamento, alla Camera dei Deputati. L'altro in realtà non sappiamo adesso dov'è, ma uno che era di proprietà nostra e della nostra famiglia, abbiamo deciso di donarlo alla città come segno di affetto nei confronti di questa città, ma anche un po' come, se possibile, insegnamento per i giovani, per i molti giovani che passano in questo androne e che hanno modo di fare una riflessione, e che se oggi siamo qui tutti quanti e viviamo questo clima di libertà, di democrazia, eccetera, lo dobbiamo anche a queste persone che hanno sacrificato la vita 100 anni fa. Questa targa però non resterà qui per sempre. Non so, adesso io l'ho donata al condominio per poi donarla alla città in attesa che riprenda vita la sede ufficiale del comune, in questo momento appunto bloccata per i noti eventi. Speriamo tra 7-8 anni di poterla inserire nell'arcata, anche perché è un reperto, ripeto, oltre che storico anche artistico, quindi farebbe piacere che insomma tutta la città ne possa usufruire.